E siamo tornati con la tier list. Abbiamo altri 12 prodi da piazzare. Ho bisogno anche oggi del vostro aiuto. Cerchiamo di sistemarli al meglio. Qua abbiamo gli scorsi 4 stelle che abbiamo sistemato nello scorso episodio, cioè la scorsa settimana per chi mi segue su Twitch e nello scorso video per chi mi segue su YouTube. E quest'oggi andiamo a terminare la tier list e vediamo un po' dove finiranno i coraggiosi che ancora ci avanzano. Solite regole, io proporrò una posizione, andremo di sondaggi e voi dalla chat mi direte che cosa ne pensate o meno, e poi discuteremo insieme sui motivi per cui un personaggio deve essere messo da una parte o dall'altra. Solito disclaimer, ovviamente non ve la prendete se un personaggio finisce in tier bassa, non vuol dire che sia ingiocabile, assolutamente no, è solo una classifica che facciamo per diletto, ok? Tutti i personaggi di Genshin sono giocabili e non è che chi è in S+ è l'unico giocabile e chi è in C fa schifo. Non funziona così, ok? Dovremmo aver sistemato la musica adesso, no raga? Per cui direi che possiamo iniziare. E niente, andiamo un po' in ordine sparso, un po' in base alle esigenze della chat. Io direi di toglierci subito il dentone pesante di stasera, Beidou. Abbiamo parlato tanto di lei nello scorso episodio. Come vi ho già detto, io faccio veramente fatica a sfruttarla al meglio. E chiarisco che ce l'ho C6. E che di armi giocabili su di lei io ne ho tante. Ok? Faccio veramente fatica a trovarle una collocazione in un team perché preferisco a lei sempre altri supporti. Quindi sono un po' in difficoltà. Sulla carta Beidou è un cannone. Cioè le sue costellazioni sono forti. Il mio problema è che lei si fa fatica a giocare. Per me Beidou ha lo stesso potenziale di DPS di Shanling, solo che lei lo fa sul multitarget. A livello di supporti, le lance hanno delle armi più forti rispetto agli spadoni. Beidou, secondo me, ha un tipo di arma che è al momento poco adatta al ruolo di supporto. Adesso vi leggo un po' così mi aiutate. Per me Beidou è da tier S bassa. Per quanto lei possa avere limiti di giocabilità, la sua forza è indiscutibile. In AoE fa danni totali immensi, in aggiunta possiede tante costellazioni che le danno varietà di supporto. Metterla più basso di una S bassa per me è oltremodo punitivo. Vedo le cose che fa. Cioè, io non sono ottusa. Posso essere limitata a maneggiarla, ma non sono ottusa. E vedo che riesce a fare tanto in mano ad altri giocatori. Quindi, S bassa. Perché? Allora, analizziamo anche i ruoli di Beidou, no? Come sub DPS off-field è chiaramente fortissima perché ha una burst che le permette di farlo. È praticamente la Shanling Electro. Lei devo dire che ha qualche numerino anche come DPS on field, proprio perché il suo counter, se tirato bene, i danni li fa, e ha una ricarica breve. Lei di particelle ne produce una quantità normale, mi ricordo che non era terribile come batteria, non era nemmeno eccelsa, ed è un ottimo elettro da abbinare a un altro personaggio elettro. Per esempio la combo Official Beidou è molto carina. No, no, non c'è da fare un altro sondaggio, sono io che sono vecchiotta, ha vinto la A, per cui la mettiamo qua. Assolutamente capitana della tier A. Per me poteva stare anche in S bassa proprio perché so di cosa è capace, nonostante io non sia ancora riuscita a vederla di mio pugno. No, sì, raga, no. No, raga, fermi tutti, no, scusate. Chiedo scusa alla democrazia, ha ragione Nekuzuke. Se penso agli altri che poi vanno in A e in B, lei dovrebbe andare qua. Cioè, c'è troppo una differenza tra Beidou e Sara. Facciamo prima Yunjin. Perdonami, Barbarella, te ti facciamo dopo, facciamo Yunjin. Allora, ragazzi, su Yunjin devo dire che sono preparata, perché per il video analisi di oggi me la sono guardata per bene e mi sono fatta un'idea di quello che penso di Yunjin. Allora, innanzitutto, credo che Yunjin sia un personaggio molto dipendente dalle costellazioni, più che altro perché senza le costellazioni io non ho un vero e proprio motivo per giocarla, non so se la pensate allo stesso mio modo. Perché ok, è carina, ok, ha il buff ai colpi normali, ok, ha il counter, che comunque non è minimamente paragonabile a quello di Beidou. Con le costellazioni Yunjin sboccia, ragazzi. Perché c'ha la costellazione che aumenta la velocità degli attacchi, la costellazione che dà un ulteriore bonus ai danni degli attacchi. Tanta roba, raga. Se consideriamo le costellazioni, Yunjin è un personaggio che prenderà value da adesso in poi. Tutti i personaggi che usano attacchi normali è praticamente una versione budget del tipo di supporto che dà Jin con la C2. Cioè vi aumenta anche la velocità di attacco, cioè aumentare il danno e la velocità degli attacchi normali. Quando continuano a uscire, e sicuramente usciranno altri personaggi come Hayato o come Yoimiya, fa la differenza. Con la costellazione veramente forte. Ora ragazzi, dobbiamo decidere come valutare un personaggio del genere. Per me, se valutiamo le costellazioni, Yunjin è da S. Il problema è che senza le costellazioni è
un personaggio mediocrino. Anche perché è una 4 stelle, quindi è più facile ottenere le costellazioni. Non stiamo parlando di un personaggio a 5 stelle, le cui costellazioni vi costano dollaroni, ma parliamo appunto di un personaggio che non dovrebbe essere difficile da sbloccare. Yunjin secondo me è un personaggio da A, è molto forte ma è limitata dal punto di vista dei team e dipende dalle costellazioni. La metterei prima di Razor perché comunque ha più potenziale rispetto agli altri 3 DPS che ci sono in A. Esatto, anch'io la metterei in A. È un bel supporto ma è di nicchia. Cioè non è che se non avete Yunjin dovete tagliarvi i polsi e hasta la vista baby. No, ovviamente. E non è a livello di tutti quelli sopra di lei. Lei è meno versatile per esempio di una Beidou. È meno versatile di una Sacrose. È meno versatile di una Fischl. Non so se metterla prima o dopo Sara. Perché Sara ha la C6 che è un potenziamento veramente enorme ai personaggi Electro ed è un personaggio che secondo me supporta i personaggi Electro più incisivamente. Yunjin dà dei boost che sono inferiori a quelli di Sara a parità di costellazione, quindi C6 entrambe, ma Yunjin è più versatile. Metto Yunjin prima per una mia preferenza soggettiva, perché preferisco la versatilità a la specializzazione. Però sono praticamente pari, ragazzi. Sara e Yunjin sono pari. Hanno anche gli stessi capelli. Potrebbero essere sorelle, raga, dai. Barbara, ragazzi, Barbara. Via il dente, via il dolore. A me Barbara non piace. Lo sapete, se mi seguite. Secondo me è un personaggio che rende Genshin Impact un gioco che non è. Cioè, quando tu inizi a giocare a Genshin, appicci la Play o il PC e ti ritrovi a giocare Barbara, ti ficchi nella testa il fatto che i tuoi personaggi, oltre ad aiutarti, devono anche ostacolarti. Perché Barbara è così. Ma chi cacchio ha avuto l'idea di fare in modo che lei ti bagni? Cioè, è proprio matematico che ogni volta che tirate l'abilità elementale di Barbara, vi cadrà dal cielo, non si sa da dove, una stalattite che vi congelerà per 80 secondi. È una cosa incredibile. E poi la sua abilità elementale ha un cooldown che non ha senso. Ha un cooldown di 32 secondi, se non mi ricordo male, e ne dura 15. Ma stai scherzando? Ma che schifezza è? L'unica cosa veramente bella di Barbara è la sua burst. La sua burst è quello che io avrei voluto su Kokomi. È una burst di cura, la tiri e via che andiamo. Bella, precisa, pulita. È una burst che sa di essere su un personaggio che deve fare quello, cioè curare. La C6 di Barbara, ragazzi, io ve l'ho già detto anche con Cici, ne abbiamo già parlato, è una costellazione che se vi dovesse tornare utile significa che non state giocando bene, significa che potete migliorare, quindi non è un bonus, è un tappeto elastico che vi protegge da una caduta rovinosa, non so se mi spiego, non è una cosa eclatante, è un vantaggio che per una persona che ha imparato a maneggiare un determinato tipo di team non serve. Non serve, io non l'ho mai usato in vita mia la C6 di Barbara. Io non è che sia la giocatrice migliore dell'universo, ci mancherebbe. Mi vedete in live smadonnare dietro alle Abyss, no? Eppure la C6 di Barbara non l'ho mai usata. È una curatrice carina, ma c'ha sto problema che ti ostacola, che mi fa impazzire. Non ce la posso fare, ragazzi. Cioè, Barbara non mi piace nemmeno per un neofita. Non la consiglierei a nessuno. Ed è per questo che, per quanto mi riguarda, Barbara va qua. Cioè, ok, quella burst carina non giustifica tutto il resto del kit, che è una tragedia. Poi poverina è pure sfortunata, perché essere curatori Hydro secondo me è la cosa peggiore che ti può capitare, perché i curatori tendono sempre ad essere abbinati a un altro personaggio di quell'elemento, no? Non li metti due Hydro insieme finché non fixano sta risonanza maledetta. È vero che può giocare il Trilling, è vero che può buffare, quindi può potenziare gli alleati. Ditemi voi se metterla prima di Sinien o addirittura se metterla in B. Secondo me Sinien è meglio di Barbara, ragazzi, ma anche abbastanza nettamente. Perché Sinien, ok, ha un kit clunky, ma non è ingiocabile. Lasciamo qua, raga, dai. Lasciamo qua. Sayu! Sayu anche non è facile. Yeah. Sayu anche non è facile, ragazzi. Sayu, ragazzi, ve lo dico, è un personaggio che è molto dipendente dalle costellazioni. Senza le costellazioni fa fatica, ha bisogno di tanta energia e lei non ne produce abbastanza. La sua abilità elementale a me non convince perché non c'entra con la sua burst. Ha un'abilità elementale che ok è fica perché sparge gli elementi bene, fa un sacco di swirl, ma il calcetto non fa danni, non la builderai mai per fare danni. È
solo con le costellazioni che inizia a risvegliarsi un po' la situa, no? Panoramica velocissima delle costellazioni di Saiu. La prima è necessaria. Senza la prima costellazione non va buildata Saiu, perché la prima vi permette di utilizzare entrambi gli effetti del Mushimushi Daruma nello stesso momento, cioè curate e fate danno. Dovete fare entrambe le cose. La seconda costellazione le aumenta i danni, ok? La quarta, ragazzi, Saiu per me fa il salto di qualità con la quarta. La quarta le permette di avere un engine aggiuntivo alla sua energy recharge, cioè Saiu va a recuperare l'energy recharge da sola. Fondamentale. Fondamentale. Perché senza l'energy recharge fate fatica. Con la C4 Saiu ve la portate tranquillamente in Abyss, fa tutto. La C6 le permette di diventare più incisiva anche dal punto di vista del danno e anche delle cure. Devo dire che con la C6 va. Saiu secondo me è un po' sottovalutata, ragazzi, sapete? È un po' clunky, probabilmente, e 80 per quella burst lì è troppo. Cioè non è che sia una burst così incredibile, impressionante. Ok, a C6 iniziate a vedere qualche dannuccio, ma 80 per quella burst lì è troppo. È veramente troppo. Però ragazzi, non sottovalutate Saiu. Niente, la chat ha votato. Per me andava bene anche la bassa. Saiu, io ti amo alla follia. Vai a inaugurare la tier B. Secondo me sarà difficile toglierla dall'inizio della tier B. Toma, ragazzi. Toma è un altro tosto. Perché Toma, ragazzi, io non l'ho ancora giocato seriamente. Stesso discorso di Beidou. La differenza è che se di Beidou sento parlare solo bene, di Toma sento parlare solo male. E questa cosa sinceramente mi dispiace, perché sulla carta mi sembra strano che Toma sia così scarso. Lo scudo è fatto di carta velina, però tanto lui gli scudi li deve rimettere più volte. Quindi alla fine è così grave il fatto che il suo scudo sia di carta velina? Ok, mette forse troppo bene Pyro e quindi non è un personaggio in grado di giocare bene con un altro DPS Pyro perché gli ruba le reazioni. Ma questi sono limiti secondo me molto tecnici e che non devono essere considerati in toto. Già l'elemento è molto forte, secondo me. Secondo me non è un personaggio così terribile, cioè lo metterei in B, ma non valuterei nemmeno lontanamente la C, ragazzi. Nemmeno lontanamente la C. Molto dipendente dalle costellazioni, secondo me, perché le sue costellazioni sono veramente forti. Ma prima di esse, diciamo che come supporto, secondo me, è un po' mediocrino. È un po' lo stesso discorso di Yunjin. Però, ragazzi, le costellazioni di Toma, almeno sulla carta, sono davvero valide. La C6 è molto forte. La C4, che gli permette di recuperare energia, è forte. Ok, può essere superato da Diona in termini di scudo e per il fatto che Diona cura. Ma se vi serve uno scudo Pyro... A me è capitato spesso di sentire il bisogno di uno scudo Pyro, eh? E Thomas, secondo me, da questo punto di vista è superiore a Sinien come supporto e scudo Pyro. Quindi, non è affatto male. La C1, molto importante, perché comunque... Ma in generale tutte le costellazioni di Toma lo fanno veramente sbocciare. È vero, Dmei, hai riassunto benissimo il mio pensiero su Toma. È buono, ma altri supporti giocano meglio di lui. Questo è un problema non solo di Toma, ma anche di Saiu, di cui abbiamo già parlato. Quando ci sono altri supporti che tendenzialmente sono più forti di te e sono anche più versatili, tu tendi ad andare un pochino in secondo piano, ed è quello che secondo me succede a Toma. Ma... se dobbiamo tenere in considerazione le costellazioni, l'arma e il potenziale indipendentemente dagli altri, secondo me Toma è un buonissimo personaggio. Io per il momento vi propongo Toma qua, per il semplice fatto che Saiu ha il Viridescent Venerer, che è un set di artefatti sbroccato, e poi... no, niente, niente, semplicemente per il Venerer. Ah, perché è la ship tra Toma... No, raga, la ship tra Toma e Hayato è Tomato. Mi esplode il cervello. E niente, la chat ha deciso e Toma rimane sotto Saiu. Procediamo e facciamo la zia Rosy. Rosaria, ragazzi, per me è un cannone. Per me è probabilmente il personaggio a 4 stelle più sottovalutato, perché io ho iniziato a giocarla quando ce l'avevo C2 ed era già un cannone allora. Poi l'ho fatta C6 e ciao. Uno dei miei supporti preferiti in assoluto. Io ve lo dico già, per me Rosaria va in S. Abilità elementale. Fortissima. La spammi. Ti fa particelle. È veloce. È facile da usare. C'ha l'auto-homing. Colpisce sempre. Fa pure danni. La burst poi. Passiamo alla burst di Rosaria. Come la devo commentare la burst di Rosaria, raga? È una roba allucinante. Cioè i danni che fa, i tick che fa.
come mette Crio? Iniziamo parlando di quello che secondo me è uno dei pregi più grandi di Rosaria, ovvero il fatto che potete fare un giochino malatissimo con lei, in modo da sfruttare la sua capacità di aumentare il crit rate della squadra con la burst. Mi spiego. Usate la sua abilità elementale, c'è cioè il talento che se con l'abilità elementale colpite alle spalle i nemici vi alzate il crit rate, una volta usato questo talento, burst, e quasi sicuramente raggiungerete il massimo di bonus, diciamo, donabile agli alleati, che è di 15%. È eccezionale, ragazzi, cioè lei si fa la combo da sola, senza bisogno di costellazioni, senza bisogno di mani incredibili, di giocate incredibili, fa tutto da sola. E poi vogliamo parlare delle costellazioni? Andiamo subito alla C6. Andiamo subito alla C6. 20% resistenza fisica giù per 10 secondi. Burst di Rosaria, Eula, burst di Eula. La burst di Eula c'ha il cooldown in 7 secondi. Fate il botto che avete ancora i nemici con la resistenza fisica abbassata. Ragazzi, cioè, Rosaria e Eula è una combinazione. Cioè, se avete Rosaria C6 e non la giocate con Eula, siete quasi da domiciliari per me. Io, ragazzi, per Rosaria propongo questa posizione. In virtù del fatto che il Crio è un grandissimo elemento. Miglior supporto fisico in assoluto, e credo lo sarà per sempre, perché supporto fisico Crio, de che stiamo a parlare, Super Conduct, ciao. Secondo me non va sopra loro due, perché lei è un personaggio incredibile, molto più duttile, troppo forte Diona. E Sacrose ha un elemento che ha ancora una marcia in più ed è più versatile di Rosaria. Lisa, ragazzi, Lisa. Allora, secondo me Lisa da un certo punto di vista è un po' sottovalutata, perché non è un personaggio così tragico e soprattutto non è dipendente dalle costellazioni, perché le costellazioni le sbloccano il ruolo di attaccante. Quindi le costellazioni sono un plus. Tanto adesso, voglio dire, cioè attaccanti con Tommy, Electro, fa fatica IA, ragazzi, figuratevi se ce la fa lei, con tutto il rispetto, per cui non lo so. C'è da dire però che Lisa ha un eccezionale talento di ascensione che abbassa la difesa dei nemici, gioca il thrilling, a livello di energy recharge, soprattutto se riuscite a racimolare le costellazioni, diventa bella indipendente. La C6 è un'ottima costellazione, io non amo il fatto che si aumenti la difesa, perché a lei la difesa non serve a niente. Letteralmente personaggio del day one che si aumenta la difesa, ok. Però, cavolo, abbassa difesa, ti sblocca super conduct, giocabilissima anche lei in una formazione con un attaccante fisico. Ottima compagna di Razor, ottima compagna di Eula. Lei ne sa e non ha bisogno delle costellazioni. Ovviamente, dobbiamo considerare il fatto che un po' di power creep c'è, perché Beidou, Fischl, sono personaggi più forti di lei, soprattutto in termini di danni. Io Lisa la metterei in B. Il problema è la posizione, ragazzi. Ha molte rivali nel suo stesso elemento e nel suo stesso ruolo, e le costellazioni le sbloccano un ruolo in più piuttosto che, diciamo, confermarla come supporto di punta. Però il fatto che abbassi la difesa è tanta roba, ragazzi. Tanta, tanta roba. Ditemi voi se metterla in A, oppure se metterla prima di Toma o prima di Sayu. Lisa B sotto a Toma, elemento debole, difficile da prendere, ottimo talento che abbassa entrambe le difese, la C4 che le dà ottimo supporto. La C6 la fai con i main DPS. Ah, giusto, altra cosa da segnalare. Lisa purtroppo, esattamente come accadrà anche ai suoi due compari di inizio gioco, ha le costellazioni che sono rarissime da ottenere. E questo ne va a depotenziare, diciamo, la posizione, ne va ad abbassare, ne va ad influenzare la posizione in questa tier list, perché ovviamente se un personaggio è difficile da sfruttare al massimo delle sue capacità, dobbiamo tenerne conto. Non è colpa loro, è colpa di MiHoYo, che ci dà queste costellazioni solo qualche volta nei mesi usando gli Star Glitter, però bisogna considerarlo, ragazzi, purtroppo. E niente, il pubblico ha decretato che Lisa rimane lì. La lasciamo in tier B? Assolutamente sì, ragazzi, sulla C non sono d'accordo. Lei sta bene in B, sta bene lì, ed è un personaggio molto sottovalutato. Ora, ho voglia di fare il Chong, ragazzi. Allora, Chong. Iniziamo subito con il grosso difetto di Chonghyun. Chonghyun al momento è l'anti-sinergia per eccellenza. È un personaggio che funziona solo in determinate situazioni, solo con determinati personaggi, solo con determinate armi. Perché lui, per chi ancora non lo sapesse, ha l'abilità elementale
che infonde con l'elemento crio tutti gli attacchi dei personaggi al suo interno, purché i personaggi impugnino spada, lancia o spadone. Fortissimo in alcune situazioni, tipo con Ayaka è molto forte, perché Ayaka vuole avere l'elemento crio sulle armi. Può essere forte anche con un Kaya, se buildate Kaya solo sull'elemento crio. Purtroppo bisogna considerare il fatto che è molto limitante. Con Eula, ma non pensateci nemmeno, a meno che non vogliate fare qualche build meme con Eula attaccante crio. E quindi questo ovviamente lo limita. Poi ci sono dei casi speciali come Diluc. A Diluc l'infusione non fa nemmeno così schifo, nel senso che mettete crio con i colpi normali, poi con l'abilità elementale mettete pyro e fate le reazioni. Ci sono delle combinazioni, ma di nuovo il power creep, ragazzi. Chongyun è stato power creepato a sangue da due supporti crio usciti dopo di lui, chiamate Diona e Rosaria. Diona è molto più versatile, mette scudo, non avrà i danni di Chong, ma come supporto è migliore. E Rosaria è veramente il power creep di Chongyun, secondo me, definitivo, perché è proprio più solida anche nelle formazioni dove Chong risulterebbe più efficace. Ovviamente Chongyun e Rosaria sono personaggi diversi. Rosaria va molto d'accordo con i fisici, mentre Chongyun abbiamo appena detto che va de retro con i fisici. Rosaria è un competitor che allo stesso tempo però ricopre una nicchia diversa. Però rispetto a Chongyun loro due hanno delle marce in più. È un personaggio con una crisi di identità in atto, non si sa bene qual è il suo ruolo principale, se l'attaccante o il supporto. Io direi di metterlo... non so se metterlo prima o dopo Toma, perché c'è da considerare che il crio è un grandissimo elemento, c'è da considerare che Shenhe una piccola marcia in più gliela dà, piccola perché lo so che Shenhe è limitata, 5 stelle non l'hanno pullata tutti, non si può far salire di una tier Chongyun sulla base di Shenhe. Gli spadoni per gli attaccanti ci sono e sono migliori rispetto alle alternative per i supporti, quindi non soffre nemmeno tanto la sindrome della mancanza di spadoni. Dai, io lo metterei prima di Toma. E il fatto è che Chongyun nel suo ruolo di attaccante mi piace di più rispetto a Toma nel suo ruolo di supporto. Ah, è vero, e poi Chongyun è anche un grandissimo burst DPS. Io l'ho giocato come burst DPS. Mica male, ragazzi, ci dava. Cioè, i danni c'erano. Sono d'accordo con il voto popolare, assolutamente, e direi di lasciare Chong qua. Veramente, un personaggio che ha una potenzialità di danno spesso sottovalutata, secondo me è da premiare. Non al punto di metterlo in A, però qua in B devo dire che sta bene. Adesso, ragazzi, Goro, lei la voglio lasciare per ultimo. Goro è un supporto semplicemente fondamentale per qualsiasi formazione geo al momento. Cioè, io vi dico già subito questa. Goro per me ha una marcia in più rispetto a Sara, ma anche rispetto a Shenhe, perché non è un lusso per il suo elemento. Goro è necessario per il suo elemento. Parliamoci chiaro, ragazzi, immaginatevi un team geo con Itto, con Noel come attaccanti, come volete, con un Goro e senza Goro. È tutta un'altra cosa, ragazzi, Goro è troppo forte, cioè lui è un supporto di nicchia che però è obbligatorio per il suo elemento. Sara non è obbligatoria nei team Electro, Shenhe non è obbligatoria nei team Crio, Yunjin non è obbligatoria nei team basati sui danni normali, Goro è tutta un'altra roba, ragazzi. Tutta un'altra roba. È basilare per i team Geo, che sono dei team molto potenti adesso nel meta. Cioè, Goro, esatto, Eleonora. Goro ha rivoluzionato un elemento. Sara e Yunjin, no. No, per me Goro è S, ragazzi. Per me Goro è S. È fondamentale in tutte le formazioni Geo. Lo mettiamo qua. Non lo metto prima di Beidou, se no mi ammazzate. Però per me è S bassa. Secondo me sopra Yunjin, visto che entrambi sono specializzati in un determinato team. Ma nel farlo lui è più forte. Esatto, Alessandro 1011. Lui è fortissimo, ribadisco, basilare per le formazioni Geo. Giocatelo Itto senza Goro. Fate più fatica, ragazzi. I danni li tirate fuori anche senza Goro. Ci sono delle formazioni bestiali con Bennett, con altra gente che buffa l'attacco, Itto spacca tutto. Ma Itto con Goro? Ma di cosa parliamo? Ma Noel con Goro? Kaya. Allora, per me Kaya è molto forte. E è un personaggio... non posso dire che sia sottovalutato, perché di lui sento spesso parlare molto bene. Ha una bella elemental skill, che tra l'altro si può usare anche spesso, quindi produce anche abbastanza particelle. Lui penso faccia più particelle di Rosaria. Ha sempre il problema delle costellazioni, che lo renderebbero un ottimo DPS, ma così non è, perché le costellazioni di sti cavolo di tre moschettieri sono introvabili.
Io Kaio lo metterei in A. S non riesco perché è troppo limitato dalle costellazioni, però è veramente forte Kaio. Lo potete giocare come sub DPS, ha un elemental burst che è più o meno quella di Shanling in versione Crio, circolare, fa danno, niente male. Mi dispiace il fatto che non abbia costellazioni che gli vadano a potenziare il ruolo di supporto o comunque di secondo attaccante. È molto molto forte. Peccato le costellazioni. No, aspettate, qua. Mi dispiace punirlo, ma ribadisco, le sue costellazioni, sebbene forti, non sono quello che avrei voluto per come piace giocarlo a me. Non lo so, è bello come sub DP, come attaccante principale, per l'amor del cielo, però avrei voluto forse un kick in più. Detto questo, potrebbe andare anche sopra Sara, eh? Rettifico. Kaia ce l'ha la costellazione che gli aumenta la durata della burst, che è la C2. Bisogna battere i nemici per allungarla. È tipo lo stesso funzionamento di Noel, quindi non è male. No, infatti lui non è lì perché supporta, è lì perché è un buon secondo, è un buon, diciamo, sub DPS. Le particelle le fa, ti sblocca la risonanza crio, di spade buone, anzi, forti per lui ce ne sono tante. Secondo me può andare lì. Adesso, Dulcis in fundo, ragazzi. L'abbiamo lasciata per ultima. Non per demerito, ci mancherebbe altro. Forse sì, non lo so, ma c'è lei. L'unico 4 stelle che ho ancora solo a C0. Lei, io C0 faccio fatica, nel senso che ha una sola build a C0, ovvero la fate 4 per noblesse e cercate di spammare la sua burst, che fa pure danni abbastanza imbarazzanti. L'unico lato veramente positivo di Ember è che la sua burst costa poco, quindi la spammate bene. Esatto, Fluv, lei gioca bene con il noblesse. Per averla veramente funzionale serve l'Elegy for the End, che però è un arco a 5 stelle limitato, quindi si fa un po' fatica, che così la build di supporto e ci metti l'Elegy, ci metti il noblesse, spammi, fai qualche dannetto. Il coniglietto io non lo sopporto, anche perché a me quel coniglietto maledetto non fa danno, non esplode quando voglio io, fa schifo. No, lei le potenzialità le ha. Ragazzi, se le costellazioni di Ember fossero più accessibili, sarebbe un altro personaggio. Sarebbe un altro personaggio. Lei C6 è buonissima, ragazzi. Non è spazzatura. Il mio problema è che dobbiamo considerare il fatto che le sue costellazioni sono difficili da ottenere. E niente, ragazzi, la mettiamo in C, la mettiamo prima di Barbara, dopo Barbara, prima di Sinien, ultima votazione della serata. La chat ha deciso, ultima votazione di oggi, e Ember viene qua. Sono d'accordo con la chat, anch'io l'avrei messa prima di Barbara, perché almeno Ember qualcosa che gli altri non fanno lo fa, cioè ha un peluche taunt. Barbara invece fa cose che altri fanno meglio, quindi io la metterò lì. Vi piace come tier list, ragazzi? Secondo me, di nuovo, come quella a 5 stelle, è abbastanza verosimile. Manca Aloy. Ragazzi cattivi. Io ringrazio sia voi che siete rimasti con me in live a compilarla fino alle 11:30 di sera, sia tutti coloro che vedranno questo video su YouTube in futuro. Grazie mille per avermi tenuto compagnia, spero che abbiate apprezzato il nostro lavoro e io vi do appuntamento alle prossime live e, per chi mi segue su YouTube, ai prossimi video e, perché no, direttamente alle prossime tier list, ragazzi, perché arriveranno. Buonanotte cari. Mua.